proprio il mondo del lavoro. Una problematica che soprattutto nella nostra regione, sui nostri territori, è molto sentita, soprattutto dai nostri ragazzi. Se ne parla tanto, diciamo, però poi diciamo, quando c'è il momento di affrontare il problema, il tema, la sensibilità va scemando, quindi diventa meno. Iniziamo con questa sera un percorso, come diceva il Presidente, sul mondo del lavoro. E come prima serata la iniziamo con le associazioni diciamo, che hanno il polso del mondo del lavoro, che tutti i giorni lavorano con imprese di tutto il territorio calabrese e con le amministrazioni, e quindi sono oltre 30 anni di esperienza che abbiamo a disposizione, che ci daranno diciamo, un faro, ci proietteranno su questo mondo del lavoro calabrese in particolare. E ci daranno quali sono i cambiamenti che sta subendo, quali possono essere le prospettive di questo mondo del lavoro. Sicuramente è influenzato la globalizzazione, da un mondo del lavoro che è diventato molto dinamico, forse estremamente dinamico. È un mondo del lavoro che si inventa e ogni giorno escono delle forme di lavoro nuove che fino a ieri non esistevano. E questo forse può essere lo spunto per capire dove andremo e come dovremmo muoverci o come si dovranno muovere i ragazzi in questo mondo del lavoro così dinamico e così metamorfico. Il progetto finale è quello che mi aiuterà in questo, Mimmo Legato, perché vorremmo reintrodurre il lavoro, l'arte come il lavoro. In un paese come l'Italia, un paese che l'arte la fa da padrona, un paese fondato sull'arte, e per tanti anni l'arte invece non è mai stato visto come un vero e proprio possibilità di lavoro, come una chance per i ragazzi, per esprimersi. Abbiamo deciso di mettere a sistema i nostri stessi soldi, perché la Camera di Commercio come vive? Vive con gli introiti stessi delle nostre aziende. E infatti sono da più di tre anni che mettiamo in circa 5 milioni di euro di piccoli bandi mirati per tutte le aziende iscritte alla Camera di Commercio. Teniamo per conto dello Stato anche tutto il nostro database di tutte le aziende iscritte. Abbiamo infocamere con tutti i dati e tutte le performance delle varie aziende. Siamo depositari dei bilanci delle varie società e quindi svolgiamo dei ruoli molto importanti. Come periodo e mondo diciamo che è cambiato radicalmente tutto. Noi qua partiamo che abbiamo i greci, i romani, abbiamo tante cose che possiamo far mostrare ma che non riusciamo a far mostrare. E parto anche con alcuni esempi dei quali poi vi dico come la Camera sta cercando di intervenire. Noi siamo l'unica regione che iniziamo tardi la stagione estiva e siamo la prima che la finiamo. Ma mi sembra una cosa un po' strana. Dobbiamo fermare la reazione dei nostri giovani che escono dall'università. Però lì dobbiamo dire che quelli che escono dall'università, se non si interfacciano prima col mondo del lavoro, non sono pronti al mondo del lavoro. Ed è lì che dobbiamo parlare con l'università. L'alternanza scuola-lavoro va fatta diversamente. Va fatta come si fa in Germania, va fatta come si fa in altri stati, non come si fa in Italia. Altrimenti noi abbiamo necessità di avere i nostri giovani nelle nostre aziende. Io in questo momento non riesco a trovare un webmaster, perché il futuro è internet. Noi non riusciamo a trovare dei webmaster, non riusciamo a trovare perché la domanda non interseca l'offerta. Questo è il problema. Per poter descrivere ed analizzare la trasformazione che il lavoro contemporaneo sta attraversando è necessario in primo luogo poter individuare una sua cronologia essenziale. Troppo spesso infatti si individuano quali caratteristiche della trasformazione attuale, trend riscontrabili già ampiamente alcuni decenni fa. La tesi che voglio sostenere è
che i cambiamenti che hanno iniziato a verificarsi nei sistemi produttivi e nella divisione del lavoro a partire dagli anni 80 sono diversi. Tale cambiamento ha avuto conseguenze centrali per il mondo del lavoro moderno, concentrando sempre di più le competenze richieste al lavoratore nel campo delle competenze intellettuali rispetto a quelle fisiche richieste dalla grande industria. Possiamo individuare tale cambiamento come il fenomeno principale della prima grande trasformazione, poiché conseguenza principale di entrambe le cause che abbiamo descritto, ossia in sintesi, l'emergere della centralità del lavoratore nei sistemi produttivi, generato dall'aumento delle competenze richieste a causa dell'innovazione tecnologica e della terziarizzazione dell'economia. Si può limitare quindi a mostrare quali sono gli aspetti che fanno pensare ad una trasformazione del lavoro molto più radicale, che investe non solo la dimensione economica e i sistemi produttivi, ma la società stessa, fino a delineare una visione nuova del rapporto tra uomo e lavoro. L'economia della conoscenza non è più una componente centrale nel lavoro dipendente, come poteva essere nei sistemi industriali più avanzati fino all'inizio del XXI secolo, ma acquista uno spazio proprio. Evidente dalla breve descrizione fatta che se proseguiranno in questa direzione, questi trend della seconda grande trasformazione prenderanno sempre più forma di una rivoluzione sociale e antropologica. Riteniamo che questa possa essere letta come una ritrovata centralità della persona del lavoratore, con una scarsa e sempre più ridotta differenza tra imprenditore e dipendente. Non possiamo per questo che augurarci che la sfida di interpretare questa trasformazione venga colta sempre da un numero maggiore di studiosi. Grazie. Comunque, tutto ciò che si è detto è un complesso di cose che andrebbe fatta una sintesi. Io dico pure, chi non vuole andare fuori, è inutile che si lavori in ingegneria meccanica in Cosenza. È quasi di plano che poi per lavorare in ingegneria meccanica deve andare in Germania. Fin quando in Calabria non si faranno le industrie meccaniche. Però noi non le vogliamo, speriamo, quindi torniamo a quello che probabilmente dobbiamo tornare a quello che abbiamo altre risorse, probabilmente sul nostro territorio dovremmo formare quei giovani che dovrebbero utilizzare al meglio le risorse che abbiamo. Però siccome sono i giovani, non sarei così pessimista. E il messaggio oggi rotariano che stiamo lanciando è quindi di discutere sul problema del lavoro e quindi parlare in modo tale che ai giovani vengano dati dei messaggi, anche degli indirizzi, come muoversi nel mondo del lavoro, che è un mondo complesso, difficile, non è difficile, facile inserirsi, però io condivido pure che i giovani che si sanno emergere, che hanno voglia, che hanno di loro già qualcosa da proporre al territorio, per far crescere il territorio, gli spazi ci sono. Perché in fondo i giovani preparati che si inseriscono nel mondo del lavoro con voglia di fare, secondo me le possibilità ci sono sia nel pubblico, sia nelle aziende e sia nella costruzione di aziende.